Allora, parlando per me, io ho iniziato a giocare a questo gioco un bel po' di tempo fa, quindi Recente. sì, diciamo di sì. Diciamo che conosco molto meglio la parte tecnica del gioco, quindi tutti i comandi, diciamo trucchi, chiamiamoli così. Sì, Sì, scorciatoie. scorciatoie per accorciare un po' il lavoro che bisogna fare. Quindi diciamo che sono la parte tecnica del gruppo in generale. Sì, abbiamo avuto modo di apprezzare che sei un grande pilota. Sì. Vabbè, di che Tu cosa Giampaolo, dice? Che ruolo che hai? ruolo hai nella squadra? Tu cambi le Io gomme. No, io aiuto Biagio e Mosè a costruire le Ah, case, sei un fare. costruttore Sì, anche. essenzialmente sì. Però diciamo che Mosè è quello che diciamo, ci dice come farle. È l'architetto, diciamo, ci guida meglio. Io e Biagio operiamo, qualche Voi volta siete i diamo manovali, voi consigli. siete i manovali della situazione, Però macabrici, qualche volta molto diamo anche consigli macabrici. a Mosè, tipo no, non ci piace, è Ah, meglio fare in un ok. altro modo. Senti, dove andate in gita quest'anno, Alessandro? Andiamo a Torino, 4 giorni. Noi vogliamo suggerirvi una ridente cittadina svizzera del canton Zurigo, di Eticon, dove c'è l'incredibile parco delle sculture di Bruno Weber, artista svizzero, un'opera d'arte che non ha eguali nel mondo. E poi ci sono locali trend, ritrovi per giovani, lap dance, strip club, dove si esibisce un nostro compaesano, non a farlo spogliare, ma a suonare Luciano Cesta. Se vi viene modo di... Passare da quelle parti. ecco, no, io volevo, ecco, con voi fare un po' di risate. Noi abbiamo stampato, quando hanno fatto i test pazzi del 2015, alcune risposte di voi studenti, quindi generalizziamo un po' la situazione, a una domanda precisa. Sì, chiamiamo anche il nostro Jacopo. Jacopo, Jacopo Ortis. Allora, per me studiare è, questa è la prima risposta, pettinare i procioni. Poi ce n'è quest'altra di una ragazza, farsi la ceretta 24 ore su 24. Un'altra addirittura, cos'è per te studiare? Farsi una doccia fredda in Norvegia, una tortura cinese, un'altra risposta. Non avere una vita sociale, questo è già più semplice. Per me studiare è come una colica renale. Per me studiare è come la stitichezza, e per me studiare è come il 31 febbraio, questo non studia proprio, andare in bicicletta e essere investito. E poi, in che anno sei nato? Uno ha scritto, vengo dal futuro. Sei maschio o femmina? Un attimo che controllo. E poi ha scritto, sono maschio. E quindi ci sono queste domande. Allora, rispetto a questo nuovo modo, chiedo a tutte e tre, diciamo di insegnare, di fare lezione rispetto a quello classico, ecco, cioè, come riuscite a equilibrare questa vostra cosa dello studio, di andare su internet, di essere digitali e poi arriva il prof o la prof per dire di italiana, apre Jacopo Ortis e addio mio bene. Che ne pensi, Jacopo? Allora, secondo me, noi quando andiamo su Minecraft a lavorare e costruire case rinascimentali, di solito lo facciamo dopo aver completato gli scritti e qualcosa di orale, perché così almeno sappiamo che abbiamo già completato quella parte scritta e possiamo dedicarci completamente a Minecraft senza doverci poi stoppare per metterci a studiare. E poi comunque, cioè, il lavoro di Minecraft è comunque studio, però è più leggero e secondo me lascia più cose fare questi lavori su Minecraft che no mettersi sul libro per 2 o 3 ore a studiare. La doccia norvegese. Cioè, voi siete d'accordo con quando ha detto il vostro amico? Sì, dai, Sì, diciamo così. Beh, io farei una pausa anche perché dobbiamo fare ascoltare. Questa l'ha scelta Mosè Fanuolo. Avrai ragione tu, caparezza. Forse riferito, sono pazzo, come dice la canzone. Più o meno, più o meno. Allora, ascoltiamoci caparezza. Bolscevico.
Questa, Emi, questa è per te, Emi. È come pettinare il procione. Pettinare il procione è bellissimo. Emi, che parli tu? È l'altro il tuo uomo. Sta canzone è per te. Ma oh, Salazar a Torino vi ha invitato a incontrarti. Quindi se si può, Quando è che andò così qua? Caparezzi dice qua c'è un danno. Sì. Sì, è come turismo. Sì, lo sì, vediamo un po'. Sì, è la festa. Sì, è proprio. Sì, è proprio. Sì, è proprio. Sì, è proprio. Oh, complimenti al conduttore molto preparato, ah? Mi manda a dire Sanna. Complimenti al conduttore molto preparato. Sotto io mi saluto. Grazie. Questo fa un bar. Ottimo. Ottimo. E avete, ragazzi, già deciso dove andare all'università, che facoltà fare? Iniziamo da Jacopo. No, non ancora. Non ancora. Alessandro? No, non ancora. Giampaolo? Io penso di andare all'università di Potenza a fare ingegneria informatica, perché sono più indirizzato verso questo tipo di materia. Anche perché io insieme a Biagio siamo, diciamo, portati verso il linguaggio di programmazione. Adesso stiamo studiando il C, che non è né troppo difficile né troppo semplice, quindi semplicemente ci piace, quello vorremmo fare. Adesso Marchione va trovando il nuovo pilota della Ferrari, che ci piace via. Mentre Biagio e Mosè, voi? Io sempre con Giambò. Ah, Potenza, Mosè? Io... Non lo so se vado con loro a Potenza oppure una cosa più... Quindi è una cosa che state decidendo... Sì, più o meno insieme. State decidendo... Jacopo, quando hai tantissimi compiti da fare, che fai? Li fai subito per toglierti il problema. Rinunci in partenza, cerchi di rendere i compiti più divertenti o aspetti fino al prossimo minuto? Aspetto fino all'ultimo minuto. Se i compiti sono molto, molto difficili, che fai? Cerchi di saltarci fuori da solo, chiedi aiuto a un amico, scrivi risposte a caso e speri di essere fortunato, o ti fai una dormita? Un po' tutte. Mentre Alessandro, quanto tempo passi a studiare? Quando posso? Tutto il tempo che serve per essere pronto. Praticamente zero, studiare, quella è roba da secchioni. Praticamente zero. Mentre chiedo a Biagio, cos'è più importante avere per te a scuola? Avere voti alti, avere amici simpatici, essere libero di fare quello che voglio.
Diciamo una via di mezzo tra avere voti alti e avere amici simpatici. Lui è secchio, già abbiamo capito. Mentre a Mosè, chi ti dà più fastidio a scuola? Quelli che sono cattivi senza ragione, quelli che ti distraggono, quelli che sono dei ficcanaso, quelli che ti rubano il cibo. Allora, secondo me, tutte queste tre persone si possono riassumere in Jacopo. Mentre al professore chiedo con chi quale collega preferisci fare un progetto scolastico. Ah, ma con tantissimi. No, con quelli che lavorano sotto, con i tuoi migliori amici, con quelli più collaborativi o con quelli più divertenti? Ma con quelli più divertenti. Giusto. Bene, allora andiamo avanti nella musica, Linkin Park, questa è dedicata al progetto scelto da Jacopo, perché la canzone dice lo stiamo rinforzando il progetto per distruggerlo nuovamente, lo stiamo rinforzando per ridurlo in cenere. Quindi Giampaolo, ti trovi, visto che hai scelto questa canzone, con quello che dice, quindi voi, io già mi immagino, cancellate delle cose del progetto, trovate delle cose, poi le togliete, piano piano, avete i vostri tempi o no? Sì. Okay. Allora, Linkin Park, Burn It Down. Scusa, la canzone che ho scelto. Jacopo, perché ci fai? No, la canzone no, la canzone l'hai scelta tu. No, hai scelto canti, tu l'hai scelta. Ok, Giampaolo, allora è quello di Jacopo, giusto? Sì, ma c'è stata la Lui guarda l'ora. Siccome la guarda, c'è scritto l'ora dove ci sono le canzoni. Loro la canzone, cioè, per essere nei tempi. Passa automaticamente al libro dove c'è la canzone. Ecco, che ha questo su chi avevi scelto? Sì, io sono entrato in sintonia con sua madre subito appena ho sentito che si chiamava Vittoria. È finita lì. Sì, sì, non lo so. Lasciamo il posto a... Quando vai a casa, sì. Ah, poi... sì. È roba, è roba, no, noi siamo qui, anche a te ti conosco, cioè conosco tuo padre, quando era addirittura più piccolo di te. Se vogliamo fare i cambi, facciamo tipo... Devo dare io. Penso che dobbiamo lasciare il posto a... No, allora no, state voi, che noi chiudiamo, c'è solo 5-7 minuti di chiudiamo e poi lasciamo spazio. Voi potete rimanere, ma se andate a qualche cantante potete ne ha bisogno di un po'. No, noi dobbiamo anche aspettare Ivana, gli ha detto che arrivava dopo le 10 e mezza. Ah, sì, Ivana, chi l'ha visto? Ivengo. No, mo che sta cosa della scuola, bravo. Sono barbiso, non ci sta. Mi appello. Poi lei diceva, vabbè. Poi mi ha detto aspettatemi, mi raccomando, alle 11 e mezza. È del Big Network. Oh, addio. Scuola. Una darà. Ah, sembra un po', però fa la traduzione, no? Allora, ieri siete messi in congettore di The Watch, allora la... Sì, a Valenza, The Watch. Ti spiego, dove è la Duccio. Hanno fatto... Chi è che ha lasciato questa canzone? Non io, ma la persona.
Ma visto che ho un figlio in fondetta? Yes. Vai! Occhio! Allora, con noi i ragazzi della terza G, Liceo Scientifico Scienze Applicate. Chi? Io mi è venuto questo flash. Scienze Applicate perché viaggio? Allora, prima di tutto perché abbiamo più ore di scienze e di chimica, perché se non sbaglio abbiamo 5 ore e il tradizionale ne ha 3 se non sbaglio, e poi perché abbiamo anche informatica al posto di latino. Che applicate in questa, scienza? Io in informatica mi applico molto perché mi piace. Ho capito. Senti, alcune domande così... Credi a volte che sia necessaria qualche bugia da dire ai professori? Sì, sì, perché comunque... Ma c'è ancora questa cosa, oggi che interroghiamo, cioè, succede ancora, io sto parlando di tanti anni fa senza dire quanti. Certo che succede, cioè ci sono... Professori, cioè ci sono professori che fa per esempio l'estrazione del numero e ci sono professori che ma come dice la poverina venga, no? Dice così, no? Senti Alessandro, ma questa polemica sul liceo scientifico e il liceo classico, se è più completo lo scientifico o più completo il classico, io credo lo scientifico perché ho fatto lo scientifico, quindi secondo me è più completo lo scientifico perché ti apre le porte a più... Benissimo, benissimo. Senti Giampaolo, ma tu quando ti lavi i denti spremi il tubetto del dentifricio partendo dalla fine o dal centro? Dal centro. È importante sapere oggi, giovani, che ma oltre alla scuola, cioè di film, musica, libri, arte, anche perché c'è a Milano, questo lo devo dire, infatti c'è la canzone di Giant Remember Me, fino al 18 giugno a Palazzo Reale accoglie Keith Haring in mostra 110 opere, tra cui molte di dimensioni monumentali, numerosi idee inediti e lavori presentati per la prima volta. Cioè, che altro interesse ha? Ma io di solito esco con gli amici, cioè sto in giro, non lo so. Film, cioè, musica, arte, lettura, perché sappiamo che ognuno di noi coltiva una piccola o grande passione. Ma di solito film, musica, questo. E volevo chiederti un'altra cosa prima di passare la parola ad Alessandro, deve presentare il nostro caro amico Giant. Tu lo conosci? Sì. Ma che è la star della scuola, no? Diciamo che molte persone la conoscono. Lo conoscono, e noi lo abbiamo avuto ospite. Questa canzone di cosa parla? Che sei dentro, almeno ti faccio un po' di pubblicità. Vabbè, non so come spiegarvelo, è un po' difficile il concetto. Però se volete andate su YouTube o sul suo canale, che ha anche il testo in inglese e in italiano, quindi per capire. E noi ci ascoltiamo questo amico, Giant, già ospite di Radio Ultra, con la sua Remember Me. Emilio. Emilio. Facciamo un saluto generale. Domani gli lascio. Perché volta lo faccio? Questa scuola
E poi c'è Let Me Forget. E poi si viaggia. Salutate, salutate, da Guarda, sono arrivati 250.000 euro per fare la scuola delle zie. Bene, allora vogliamo ringraziare veramente di cuore Riccardo, poi Biagio, poi Alessandro, Giampaolo, Jacopo, Mosè, che sono stati i nostri ospiti. Il tempo vola, sicuramente vi richiameremo qui perché vogliamo sapere i risultati, o no prof? Noi abbiamo fatto un gruppo all'interno della radio che giudicherà poi il lavoro finale. Assolutamente, sì. Ma intanto grazie per averci ospitato, ovviamente una cosa molto bella. E, effettivamente noi seguiamo un protocollo europeo sperimentale che prevede che la valutazione dei ragazzi sia fatta anche dagli esperti esterni. Infatti Salazar e Gigliola sono due esperti esterni e anche voi di Radio Vulture, quindi dovrete valutare la capacità dei ragazzi di arrivare agli obiettivi. Bisogna andare da 1 a 10. Come funziona? No, con le lettere. Ma ci avete le lettere? Di quello poi ne parliamo, vedremo. Allora vi ringraziamo veramente tutti, salutate. Ciao, un saluto generale. E noi ci salutiamo con questa canzone scelta apposta, sono i Clash, Death or Glory, gloria o morte, in riferimento al progetto. Si deve lanciare a lungo, battersi a lungo, riuscire a viaggiare al di sopra delle montagne, sopra i mari, e noi ci batteremo. Finché non perderemo, solleveremo problemi, faremo il diavolo a quattro, morte o gloria, e questa è la nostra storia. Buon lavoro ragazzi, Radio Vulture è con voi. Comunque da questo lato c'è tanta luce. C'è una palla davanti. Un'altra. Ok. Oh yeah. Grazie. Genio. Non c'è tutti i capelli. Non so finire. E' un bacio. Perché ti sei ancora? Però, scusate qua. Ah, non sei. 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 Non sei.